All'incrocio dei pali. Un gol pazzesco. <totiposite> Amiche e amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, bentornati in Handball Mania, nuova puntata per raccontarvi quanto è accaduto e quanto dovrà accadere nei campionati di serie 1 maschile e femminile di pallamano. Partiamo dal campionato maschile con i miei ospiti di questa sera. Una buonasera a Pierluigi Di Marcello, il compagno di viaggio nei racconti della serie 1 di Pallamano. Continua questo viaggio all'interno del mondo dell'handball italiana. E continuano anche le emozioni che non ci abbandonano né in testa né in coda e ci accompagneranno probabilmente fino all'ultimo minuto di questa regular season e sicuramente oltre. E tra i protagonisti di questo finale di stagione c'è Giacomo Savini con il Bologna che si è rilanciato prepotentemente nella corsa per la salvezza. Buonasera, buonasera a tutti, sì, abbiamo vinto domenica nel giorno di Pasqua a Cingoli un match fondamentale. E è stata una partita durissima e adesso guardiamo le ultime due di campionato ancora fiduciosi di poterci salvare. Eh sì perché mancano due giornate al termine della regular season, 120 minuti in cui si lotta innanzitutto al vertice della classifica dove il Bolzano è sicura di essersi presa il primato mentre dietro lottano per il secondo posto, appaiate in questo momento tanto il Pressano quanto il Conversano e poi c'è la sfida, nella sfida tra il Fasano ed il Cassano Magnaco, anzi. Tra il Cassano Magnago ed il Fasano con i Lombardi che in questo momento rientrano nella lotta per i playoff. Giacomo, ti aspettavi questo Cassano Magnago, squadra giovane, squadra soprattutto nuova per un campionato di vertice in grado di tenere botta così a lungo? Guarda Matteo, sinceramente no, perché il Cassano ha fatto una stagione, sta facendo una stagione fantastica. Come hai detto tu è una squadra giovanissima, hanno aggiunto al roster Moretti che sicuramente negli anni a Bolzano ha acquisito molta esperienza e no, davvero complimenti a loro che sono ancora in lotta per entrare tra le prime quattro. Approfondiremo il tutto anche assieme a Pierluigi Di Marcello, però direi prima di tutto di vedere il servizio, capire che cosa è accaduto e cosa accadrà il prossimo primo maggio con la venticinquesima giornata del campionato di A1 maschile. Ancora 120 minuti per decidere i destini e le sorti di chi resta ancora in ballo. Rush finale per la regular season della serie 1 maschile che a due giornate dalla sua conclusione ha ancora un paio di questioni in sospeso a cominciare dalla coda dove il re di vivo Bologna espugna il campo di cingoli quasi condanna i marchi già nella retrocessione si rilancia in una rincorsa alla salvezza che grida al miracolo i punti di ritardo degli emiliani summerano sono ora soltanto due coi diavoli neri che dovranno affrontare nell'ordine Conversano e Fasano mentre dalla D'altra parte, Savini e compagni se la vedranno prima in casa contro Fasano e poi sul campo di Pressano. Si incrociano pericolosamente, insomma, gli interessi, le fortune e le sfortune di squadre con obiettivi differenti. Se Bologna, Cingoli e Merano lottano per salvarsi, infatti, davanti né Fasaro né tantomeno il Cassano Magnago possono mancare all'appuntamento coi due punti. La strada dei Lombardi verso i playoff appare in discesa, ma è pura ipotesi. Certo, Siena e Fondi già salve rappresentano un finale di stagione sulla carta agevole per i ragazzi di College, ad un passo da un traguardo storico. La quarta forza del campionato, che sia Cassano Magnago o Fasano, è certa di doversela vedere con la capolista Bolzano in semifinale. Come, nel contempo, sono già sicure di sfidarsi Pressano e Conversano in un duello che promette scintille. In ballo resta di fatto il solo vantaggio neanche da poco di giocarsi l'eventuale gara 3 in casa. Privilegio, questo che spetta a chi chiude la regular season al secondo posto, in questo momento Pressano, che ha il vantaggio negli scontri diretti sui pugliesi, ma con 120 minuti ancora da giocare le sfide contro squadre affamate di Punti Salvezza, anche quella che porta al secondo posto resta una faccenda di cui continuare a discutere. Luigi, abbiamo visto il servizio. Il Bolzano intanto affronterà queste ultime due giornate di campionato da prima della classe, probabilmente per quanto visto fino ad ora tutto come da programma per la squadra Altoatesina. È la squadra da battere, i segnali li aveva iniziato a dare già dal, dalla prima partita di campionato, è la squadra che ha il roster più importante, più lungo, che ha dimostrato di, di prendere sempre più ritmo e confidenza con questo campionato quindi al momento è sicuramente la squadra da battere. È una domanda che faccio ad entrambi perché subito dietro il Bolzano che ha vinto la Coppa Italia dunque come diceva probabilmente Pierluigi è in questo momento la squadra da battere anche per segnali che ha dato al campionato per completezza d'organico, dietro però dicevo ci sono Pressano e Conversano, entrambe appaiate che come valori sembrano equivalersi. C'è una delle due, perché poi in finale andranno solamente due, una delle due che vedete leggermente avanti nella rincorsa al Bolzano? Sono d'accordo, sono sicuramente due squadre quasi sullo stesso livello. E guarda, secondo me il, il, il Pressano comunque forse ha un pochino più di esperienza, cioè i giocatori che ha e tanti anni che giocano insieme, il Conversano invece è un pochino più giovane, ha avuto molti innesti anche quest'anno. Però allo stesso tempo Conversano forse ha una panchina più lunga. Quindi, davvero in una eventuale semifinale non saprei chi, chi può prevalere, è davvero molto combattuto. Tra l'altro ricordiamo gli incroci di queste semifinali. La prima in classifica incontrerà la quarta. E dunque il Bolzano incontrerà con ogni probabilità chi passerà tra il Cassano Magnago ed il Fasano, mentre dovrebbe esserci un super scontro lì nel mezzo. Proprio tra il Pressano ed il Conversano. Con quella che chiuderà al secondo posto, che avrà il vantaggio della eventuale bella in casa. Tu chi vedi avanti, Gigi, tra le due in un possibile poi approdo in finale? Guarda Matteo, è veramente un photo finish, sarebbe come dire, ingiusto fare un pronostico perché? perché sono due squadre che entrambe possono mettere il naso avanti in regular season e poi come giustamente ricordava anche Giacomo, l'esperienza in questo tipo di campionati e in questa fase del campionato pende dalla parte del Pressano e invece la panchina, sicuramente il roster, gli uomini che possono entrare in gioco il conversano ne ha sicuramente di più I destini però poi dell'alta e della bassa classifica e direi di vederla insieme con l'aiuto della grafica che pregherei la regia di offrirci la classifica del campionato di Serie 1 maschile a seguire vediamo anche quello che è il prossimo turno dicevo i destini dell'alta e della bassa classifica si incroceranno e riguardano proprio il Bologna Giacomo perché? C'è il Fasano che lotta per entrare all'interno dei playoff scudetto e dunque non può perdere e sarà la prossima vostra avversaria e poi subito dopo il 4 maggio affronterete il Pressano un'altra squadra che come dicevamo non può perdere. Sì, abbiamo un finale di stagione di fuoco e come hai detto tu la prima partita, il primo maggio ce l'abbiamo con Fasano che ancora è in piena lotta per arrivare in semifinale, quindi verranno per giocare alla morte sicuramente. E per quanto riguarda invece qualche giorno dopo a Pressano andremo, anche lì una sfida difficilissima. Noi dobbiamo cercare di fare punti per inseguire ancora questo sogno della salvezza. E al termine della gara vinta domenica scorsa, nella domenica di Pasqua, dal Bologna, proprio in casa del Cingoli, in uno scontro diretto, un dentro fuori autentico nella lotta alla salvezza, abbiamo ascoltato al termine della partita la delusione del tecnico della formazione marchigiana Nando Nocelli. Come diventa però il finale di stagione di Cingoli adesso? Diventa che noi dobbiamo andare a Bolzano, ci proviamo e poi tocca al Trieste. Naturalmente sappiamo che il Bolzano ha una squadra corazzata per vincere lo scadetto, ha 16 giocatori professionisti e se giocano la loro palla a mano per noi non ci sarà, non ci sarà scampo. Ci proveremo perché non è detto ancora che che siamo retrocessi perché il Bologna deve fare ancora una vittoria e noi con due vittorie se il Merano naturalmente rimane a 15 noi avremo una possibilità di salvarci. Ci proviamo fino alla fine. Prima di chiederlo al diretto interessato Gigi, Bologna ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto fino ad ora in campionato? Eh, il Bologna è stato un po' artefice del suo cammino, all'inizio ha faticato, ha pagato un dazio enorme in questo impatto di, di, campionato, di massimo campionato di A1. E quindi può mangiarsi le mani rispetto alla prima fase di gioco, la seconda è stata assolutamente esemplare, ha raccolto tantissimi punti di quelli a disposizione, eh, se non sbaglio 11 punti su 13 di quelli che ha fatto li ha, li ha conquistati nella seconda parte del, del campionato, quindi nel girone di ritorno, merito al Bologno, merito agli innesti, ai cambiamenti, probabilmente è cambiato qualcosa anche nell'animo dei giocatori che eh, si sono sciolti, hanno dimostrato di avere più voglia, di avere più grinta, di tenerci o magari con l'acqua alla gola sono riusciti a, a, a cacciare fuori gli artigli. Fatto sta che il Bologna continua a sognare, eh, continua ad essere artefice del proprio destino, chiaramente deve guardarsi avanti, ma eh, c'è un unico imperativo, quello di continuare a vincere o di cercare di vincere fino all'ultimo minuto di questo campionato. Eh sì, eh, tutto passerà come detto per le sfide contro Fasano e contro Pressano, Giacomo. Lo scorso anno è stata una stagione estremamente positiva per voi, eravate stati la rivelazione del campionato: entrati in Coppa Italia, entrati all'interno della pool playoff tra le prime sei, lottando peraltro con il cingoli, con l'avversario con cui vi state battagliando per la salvezza. Quest'anno invece è stata una stagione sfortunata, strana: è successo un po' di tutto. Sì, è stata una, una, una stagione sicuramente stranissima perché venivamo da un'annata molto positiva e durante l'estate è cambiato molto la rosa abbiamo iniziato un campionato malissimo a Cologne perdendo di 11-12 rete mi pare e niente, il girone d'andata abbiamo finito a due punti non ce l'aspettavamo sicuramente neanche noi poi dopo la sosta natalizia sono cambiate diverse cose dal punto di vista societario, dal punto di vista del roster e tra noi ragazzi comunque ci siamo detti che non, non potevamo concludere una stagione con così pochi punti e quindi... Con tanto allenamento, molta determinazione, anche adesso siamo qui a lottare per poterci salvare ancora. Sarà questione di dettagli, di numeri davvero e allora dettagliamolo insieme, questo cammino di Cingoli, di Bologna ma anche di Merano e in qualche modo anche di Gaeta verso la salvezza, gli incroci e le sfide che attendono queste formazioni da qui alla fine del campionato, il servizio. Aspettando i playoff, che dal 12 maggio prenderanno del tutto la scena in Serie 1 a tenere banco nelle ultime due giornate di regular season è una lotta per non retrocedere capace di infiammarsi all'inverosimile nell'ultimo mese. Data per spacciata, Bologna ha ritrovato forza e convinzione per lottare, 11 dei 13 punti dei Felsinei sono arrivati nel girone di ritorno, ruolino di marcia che ha permesso ai Rosso Blu di vincere a cingoli domenica scorsa e di portarsi ora a meno 2 da Merano, a Parsa invece in caduta libera con 6 sconfitte conseguenti gli scontri diretti a sfavore proprio contro bologna gli altoatesini hanno bisogno di fare almeno un punto e potrebbe non bastare contro conversano e fasano non proprio le avversarie più facili da affrontare anche se in questo bologna è ugualmente in difficoltà perché opposta in egual modo al fasano e all'ultima giornata al pressano in trasferta remote a questo punto le possibilità di cingoli la matematica non condanna i marchigiani scivolati però all'ultimo posto e costretti a vincere contro bolzano in trasferta merano dista tre punti troppi in caso di sconfitta anche sul campo della prima della classe. Il primo maggio dirà ancora molto dunque sulle sorti delle formazioni impantanate nelle sabbie mobili della bassa classifica. Rischia meno ma non può dirsi del tutto tranquilla il Gaeta. I tre punti di vantaggio sul penultimo posto garantiscono comunque un discreto margine ai laziali al match contro il Cologne il potere di dire la parola fine al campionato dei ragazzi dionelli. Facciamo un salto oltre i confini nazionali, abbiamo parlato del campionato di Serie 1 maschile dopo la pausa pubblicitaria parleremo anche di quello femminile devo però fare un passo indietro anche perché ho uno azzurro qui vicino a me e dobbiamo parlarne per forza, necessariamente le due vittorie della nazionale di Riccardo Trillini, della tua nazionale anche nelle qualificazioni ai campionati europei, due vittorie contro la Slovacchia a metà aprile Tanto immagino grandissime emozioni far parte di questa squadra che ha centrato queste due vittorie. Grandissime emozioni, grandissimo entusiasmo, perché erano due, due partite troppo importanti per il movimento. E sono arrivate queste due vittorie, davvero, è stata un'esperienza unica. Io comunque, anche se non sono mai stato in panchina, far parte del gruppo, allenarsi quotidianamente con tutti, con lo staff della nazionale è sempre qualcosa di unico. Da giocatore che effetto ti ha fatto? La sera del Palacattane, tra l'altro, da giocatore emiliano si giocava in Emilia Romagna, era la prima partita storica di una nazionale maschile ufficiale in Emilia Romagna. 4.000 persone, o ancora io i brividi, immagino chi, insomma, voi che l'avete vissuta in prima persona. Sì, guarda, i brividi sicuramente è la, la parola giusta per descrivere l'emozione dentro quel palazzetto quel mercoledì scorso perché davvero è stata una. Neanche noi ce l'aspettavamo, è stata una sorpresa avere così tanta gente che sosteneva noi con la maglia azzurra e anche a Padova la volta scorsa era stato bellissimo, però davvero questa volta qui a, 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 a Faenza qualcosa di unico, di non spiegabile. Gigi, noi ci siamo presi la libertà di abusare di un termine che però ci piace tanto, sognare. E noi possiamo ancora sognare di andare a questi campionati europei, sappiamo benissimo che non sarà facile, a giugno apriamo la Russia e poi l'Ungheria, con una delle due necessariamente bisognerà fare il risultato, la squadra di Riccardo Trillini dovrà provare a sfruttare il fattore campo contro la Russia al Palai Yamamai, il 13 giugno dove a questo punto parte una piacevolissima gara a rialzo anche tra palazzetti, no? anche tra eh, appassionati della pallamano, anche lì puntiamo al sold out. Matteo, dopo questa esplosione d'Azzurro non possiamo far altro che continuare a sognare. E la prossima tappa è il Palaiama Mai. C'è sicuramente questa lotta a rialzo dove tutti quanti vogliono far bella figura dentro e fuori dal campo. E questo non può far altro che far bene a tutta la pallamano italiana, a tutto il movimento, alla nazionale e di conseguenza a tutto il campionato. Da un punto di vista invece tattico e tecnico, che Italia abbiamo visto contro la Slovacchia a tuo avviso? Abbiamo visto una, una nazionale molto concentrata che in entrambe le partite per, lo, per il gioco espresso abbiamo detto potevamo vincere con un punteggio più largo. Eh, abbiamo avuto tante possibilità, quindi abbiamo grossi margini di miglioramento, nonostante abbiamo, eh, nonostante abbiamo visto una, una nazionale cinica, concentrata, in grado di soffrire. Ricordiamo che in Slovacchia abbiamo bruciato pericolosamente un vantaggio di sei reti, sono arrivati praticamente pari e poi siamo riusciti a riaccelerare, a mh, continuare a ritrovare quella concentrazione, sinonimo di una squadra matura, in crescita, che ci farà sognare. Eh sì, e continueremo dunque ad utilizzare questo termine perché ci piace davvero tanto, sognare. Adesso però ci fermiamo, diamo la linea alla pubblicità solo per un attimo poi ancora, con Gigi Di Marcello e Giacomo Savini per parlare del campionato femminile. E questo è il significato della parola simposio. C'è qualcuno che vuole farmi un esempio? Laura. Il simposio internazionale del tennis? Il simposio internazionale del tennis. È un giorno speciale, con tantissime persone che si incontrano in un posto meraviglioso. E tutti, ma proprio tutti, amano il tennis. Succedono delle cose magiche. E poi ci sono i più grandi allenatori del mondo che ti svelano tutti i segreti per diventare un tennista fortissimo. Io e il mio papà ci andiamo tutti gli anni. Quarto simposio internazionale fit. Il tennis, insegnato con amore. Saltiamo al campionato di Serie 1 femminile perché sono accadute cose importanti, in particolar modo nella pool playoff. Con Salerno, che dopo la terza giornata è andata a prendersi l'aritmetica certezza di poter difendere lo scudetto direttamente in finale. Da scoprire però quale sarà la sua diretta concorrente, il servizio. Salerno e poi chissà. Le campionesse d'Italia sono la prima finalista per lo scudetto. Per la terza stagione consecutiva la formazione campana disputerà l'ultimo atto nella lotta per il tricolore, vinto due volte nelle altrettante ultime stagioni. A dare all'organico di Rai la certezza di essere ancora una volta la squadra da battere il 30-19 casalingo contro Casalgrande, ridimensionate le ambizioni della squadra emiliana al Palumbo. Salerno si prende il primato aritmetico e ora aspetta, attende di conoscere quale sarà la sua sfidante nella serie di finale che si aprirà la prossimo 12 maggio. In pole position sono in due Oderzo e Bressanone e proprio loro Venete e Alto Atesine saranno le protagoniste del match of the week del primo maggio prossimo in diretta tv su Sport Italia. Staccate da un solo punto le due compagini si giocheranno tanto il primo maggio ma forse ancora di più nel fine settimana appena successivo il 4 maggio in casa questa volta di Bressanone. Certo in particolare per Oderzo è una sfida ad alto impatto emotivo. L'esonero di Andreasici in panchina con la guida tecnica affidata al vice Alessandro Cavallaro a scosso gli animi se nel bene o nel male lo dirà proprio la sfida contro Bressanone con tre giornate al termine della pull retrocessione intanto il primo maggio rappresenta anche l'ultima chance del Flavio di tenere accesa una pur flebile fiamma della speranza a meno 5 dalla zona salvezza le laziali sono costretti a vincere in casa di Leno ogni altro risultato sancirebbe la retrocessione aritmetica con due turni d'anticipo sulla fine del campionato e allora Salerno Gigi guarderà tutti dall'alto, era lecito attenderselo anche qui, probabilmente vale lo stesso discorso di Bolzano nel campionato femminile: è la squadra da battere, ha già vinto la Coppa Italia, invece è dietro è Bagarra. Salerno l'abbiamo definita più volte la Bolzano in gonnella, appunto perché, perché anch'essa in maniera paritetica rispetto al, al Bolzano ha dimostrato sin dall'inizio di essere la squadra da battere, un roster più importante degli altri, fame, esperienza, qualità che in questo momento stanno pagando. Quindi è lei la squadra ehm, che aspetterà eh, di sapere chi sarà eh, la squadra in grado di eh, infastidirla, impensierirla per la conquista eh, del, di questo importante scudetto. Vedremo perché abbiamo visto uno terzo faticare anche a Ferrara ehm, che sembrava non dovesse avere grosse slanci e che non dovesse quasi dire più niente a questo campionato, eppure nessuno vuole far brutta figura. C'è grossa competizione, e grossa voglia di far bene, vedremo. Plausibilmente eh, l'anti-Salerno dovremmo sceglierla tra Oderzo e Bressanone, vedremo chi la spunterà. Eh sì Giacomo, ho già testato a microfoni spenti la tua preparazione sul campionato femminile, quindi posso farti domande anche difficili, nonostante tu giochi il campionato naturalmente maschile. Eh, diamo per assodata Salerno, che è sicuramente la squadra che ha meritato più di tutte di governare questo campionato e il movimento femminile degli ultimi anni di questa stagione. O terzo, che... Ha giocato meglio nella parte centrale della stagione o Bressanone, secondo te che invece aveva chiuso, lo ricordiamo, in betta il girone d'andata diventando campione d'inverno? Sì, eh, come hai detto tu, c'è cioè Oderzo che ha fatto una parte centrale della stagione con un, a un livello altissimo e è inciampato però in qualche ostacolo durante il suo percorso e anche ultimamente, se non sbaglio, è incappata in qualche sconfitta. E Bressanone forse è stata più costante durante la stagione, è finita in vetta durante la regular season, però è questione dei punti delle ultime giornate, non, non saprei chi potrebbe spuntarla tra le due. Sicuramente adesso visto che Casal Grande dopo qualche risultato forse un po' a sorpresa si è un po' staccata. E... Sono sicuro che tra Oderzo, che forse ha un pochino più esperienza di, certi, di certe partite, e il Bressanone sarà una lotta fino alla fine. Vediamola la classifica del campionato di Serie 1 femminile, in particolar modo quella della pool playoff. Con Salerno staccata dietro, però sono vicinissime. E l'Oderzo, in questo momento al secondo posto, staccata di un solo punto. C'è cioè il Bressanone. Passiamo anche alla classifica della pool retrocessione, dove servirebbe davvero un miracolo a questo punto per tirare fuori dai guai il. Il Flavioni dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Leno e noi insieme su Sport Italia il prossimo primo maggio seguiremo proprio il campionato femminile andando a vedere quella, è che, quella che è la sfida che metterà di fronte lo terzo da una parte e il Bressanone dall'altra, quello è un dentro fuori Un'altra finale Stiamo abusando di questo termine, ma in questa parte del campionato sono tutte finali per chi vuole salvarsi, per chi deve approdare ai playoff, per chi vuole dimostrare di poter dire ancora la sua nel, nel proseguo, quindi nella, parte, nella seconda parte del campionato. E, vediamo quello che succederà, chiaramente evitato, eh, fare, impossibile fare pronostici, una cosa è certa, è una partita di cartello che deciderà chi sarà l'Antisalerno. Nel palinsesto della settimana si inseriscono anche in diretta su Palamano TV, vediamolo anche qui con l'aiuto della grafica, le final eight della Serie A2 al maschile e al femminile anche qui Pierluigi ti chiedo velocemente un commento soprattutto su quello che hai vissuto in prima persona ovvero la Serie A2 del campionato maschile con otto squadre a questo punto pronte a darsi battaglia per i posti che sono due nel massimo campionato del prossimo anno anche lì sarà una, una bella lotta perché anche la formula dei playoff sono eh, gare concentrate, tutte le gare sono concentrate in, in un unico posto e soprattutto eh, gare a, a stretto giro di tempo. Quindi vedremo chi e se riuscirà a vincere la squadra oggettivamente più forte o semplicemente la squadra più preparata ad affrontare più partite in così breve tempo. Cassano Magnago dal 27 aprile al primo maggio, la final eight al femminile, un solo posto in quel caso per la promozione nel campionato di Serie 1 della prossima stagione. Stiamo vedendo in grafica le formazioni che saranno coinvolte. Al maschile invece anche qui otto squadre, i posti sono due. Ricordiamo che la vincente si aggiudica non solo la promozione ma anche la Coppa Italia di categoria. Siamo davvero in chiusura, ti ringrazio Giacomo per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie anche a te, Gigi. Noi ci ritroviamo il primo maggiorato come sempre, sempre a fianco a commentare la pallamano italiana. Il viaggio continua, il campionato continua, i campionati continuano sempre qui su Sport Italia con Handballmania e naturalmente con la grande pallamano italiana. L'augurio è il solito, quello che anche questo lo amiamo e lo ripetiamo spesso. Buona pallamano a tutti, alla prossima! messa all'incrocio dei pali? Ull Francesco!